Buongiorno a tutti, sono Monica Giovenco della LR Immobiliare. L'appartamento che vi presento oggi si trova in via Giovanni Maier, a mezzo cammino. Il quartiere prende il nome dalla zona che si trovava a metà strada in passato tra Roma e la foce del Tevere. Lì si trovava una stazione di sosta per i barconi carichi di merci che provenivano dal porto di Ostia, diretti verso Roma, al porto fluviale di Ripagrande oppure di Ripetta. Le barche, mediante funi, erano trainate da bufali che percorrevano le sponde del fiume. Il percorso richiedeva 2 giorni e la sosta avveniva proprio in questo luogo, che per tale motivo prese il nome di Mezzo Cammino. Percorrendo via Ostiense o via Cristoforo Colombo e arrivando a Piazza Andrea Pazienza, meglio conosciuta come Piazza dei Fumetti, imboccando il tratto finale di via Bortone, laddove sembra ancora un vicolo, si lascia il chiasso del centro per immergersi nel silenzio di altri tempi. Siamo quasi al confine col quartiere Torrino. A 2 passi da tutto, ma varcando il cancello d'entrata si ha la sensazione che il mondo possa attendere. La casa che vi presento oggi, con 2 lati di esposizione, tutti molto luminosi grazie alle grandi aperture sul terrazzo, verso il parco di fronte, con esposizione a sud-ovest, consentendo allo sguardo di spaziare sul verde circostante. Il connubio di spazi interni ed esterni, gli infissi, ed il calore del parquet senza tempo le conferiscono un'anima accogliente ed elegante dal fascino romantico. Al piano attico, più precisamente al terzo, di una palazzina di recente costruzione, con prospetti esterni in tinta, dotata di un comodo ascensore, entriamo nel salone, all'americana, impreziosito da una cucina a vista, servito da un soleggiato terrazzo di 50 metri quadri con affacci nel verde. Attraverso un disimpegno si raggiungono le 2 stanze da letto, una matrimoniale ed una singola, e 2 bagni, dei quali uno dotato di finestra e vasca da bagno, e l'altro dotato di doccia e aspiratore, in quanto senza finestra. Dal terrazzo, attraverso un'ampia e comoda scala in metallo, è possibile raggiungere, al secondo livello, il sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva di 160 metri quadri, con vista a 180 gradi e quindi molto panoramico. Grazie all'ascensore del fabbricato si raggiunge il piano interrato, dove è possibile raggiungere il grande box auto di 32 metri quadri, mentre al piano terra è ubicato il posto auto scoperto di proprietà. Per sapere di più su questo meraviglioso appartamento visitate il nostro sito www.lrimmobiliareroma.it oppure le nostre pagine social. Vi aspettiamo!